Ciao, benvenuti. Allora, questo video creazione del mese di marzo. Sì, febbraio, marzo più o meno. Allora, ho fatto. Vi faccio vedere cosa ho combinato in questo periodo. Poco, però ho combinato qualcosa. Allora, ho fatto questi qui a tutto perle di Annarella Gioielli. E devo ancora montarli come collane. Questi sul tono del blu, azzurro. Sono orrivoli da 14. Poi c'è questo qui che è il mio preferito. Stone del bronzo, del rame. E poi questo sul tono del fucsia argento, ma c'è anche il blu. Sono tutti da montare ancora. E altre due ho messo le foto su Instagram perché le ho già date via. Poi ho rifatto questo modulo qui, che non so se montarlo come spilla. Come bracciale, adesso vediamo cosa mi invento. Poi ho fatto questo che mi è stato regalato da Elsa. È un capo da 30x40. L'ho fatto in queste due tonalità: dalla parte scura ho fatto il chiaro, dalla parte chiara ho fatto il giro di Delica Scure. Bello, bello, mi piace. Manca tutte le catene perché devo vedere che catena mettergli. Poi ho iniziato a incastonare anche questo qui piccolino, però mi sono fermata perché non lo so, non mi convince qualcosa o manca qualcosa. Ditemelo voi qua sotto se come dovrei finirlo. Ho fatto questo specie di lavoro, sembra un cappellino, non so, non mi ricorda una cosa stile 800, insomma, non lo so. Però ho il filo perché manca una conclusione, insomma. Poi, aia. Poi qua il casino che c'è qua dietro è perché devo girare il tutorial di questi orecchini, che è il modulo Praga. L'ho chiamato così perché sono le perline che mi sono state regalate quando mio marito e mia figlia sono andati a Praga, che sono le solo. Queste qui arancioni e questo verde, questo colore qua. Questi poi parteciparono a un contest. E allora ho fatto il ciondolo con lo stesso modulo. Ho fatto un ciondolino. Perché purtroppo a Rivoli ho solo questo. Non ho il compagno e non posso farci gli orecchini. Però comunque stavo preparando per fare gli orecchini sui toni del verde. Adesso, appena riesco, giro il tutorial. Poi, altri orecchini che ho fatto, vabbè, che avete visto, sono questi. Questi qui. Questi qui. Poi, ho finito. Ah no, ho fatto questi. Aspettate che smonto tutto. Aspettate che tiro giù tutto l'ambaradam. Ho fatto questi qui ispirati alla regina di cuori di Alice. Ho messo le foto, boh. Vabbè, ho fatto questi qui, semplice modulino, con la goccia montata al contrario. Questi qui. Come una chela francese, sempre un Rivoli da 14, la goccia è montata al contrario però. Questi qui. Poi ho fatto assemblaggi veloce, ho fatto questi qui, che non mi ricordo più come l'ha chiamata mia figlia, a forma di clessidra. Aveva dato un nome lei, poi ci siamo dimenticati di scriverlo. Questi qui. Una forma di clessidra e questi che ha chiamato Bloody Mary, non so perché, ma gli ricordo Bloody Mary. Boh. Fantasia. Questi sono solo da assemblaggio. Sempre mi piace usare la goccia al contrario ultimamente. Poi ancora in fase di ultimazione perché adesso ho messo una chiusura un po' così alla fai da te. Si chiude tipo spilla, insomma.
Adesso a farvelo vedere io con davanti il telefono non riesco. Così. Ho alternato delle perle in vetro con le filigrane. Però mi manca la chiusura, quindi oh, aspettate. Ho fatto una chiusura provvisoria che non riesco a chiudere perché ho davanti il telefono e non vedo. Ok. Così. Poi ho ultimato gli orecchini a lobo per una collana che avevo fatto un po' di tempo fa. E siccome la collana è embroidery, cioè gli orecchini erano embroidery, ci ho messo un po' di più. Aspettate, che li ricompongo, li ho tolti. Allora, la goccia l'ho fatta io con la resina e adesso non si vede molto bene. Aspettate, magari con la luce. Sembra ambra praticamente, però va sul rame anche. È finita all'embroidery. Li ho fatti a lobo. Le gocce. Qui. E la collana è questa qui. Allora, adesso non ve la tiro giù, però ve la faccio vedere perché sennò qua mi si smonta tutto. È questa qui. Adesso aspetta che lo spingo. Vediamo se si vede meglio. Sempre con i cabo fatti realizzati da me con la resina. Questo effetto qui è stata realizzata con praticamente ho messo dentro dell'acrilico ambra, color, no, ambra, color rame e bronzo. Siccome era un po' vecchiotto come colore, non si è sciolto bene, ha fatto questo effetto qui che mi piace moltissimo perché sembra proprio una pietra. Poi ho fatto questi qui modulini, questi qui, quei cipollotti. Dietro così, montata tutta la tenella, viene corta e niente. Poi ho creato questi due, però la monachella non mi convince, quindi mi sa che la dovrò cambiare. Questi qui fatti così non mi convince la monachella, che praticamente riprendono la stessa punta di questo modulo qui. Vedete? È montata così. Non so se su Instagram ho messo le foto, ho dato un nome, non mi ricordo più, sinceramente. Niente, questi qui. E poi vabbè, ho fatto una spilla. Sempre l'assemblaggio. Ho assemblato questo capo qui sulla base spilla che avevo preso dalle bimbi. Usiamo anche la spilla. Niente, per il resto niente di nuovo. A parte che devo fare il tutorial, questo qua, con le solo, che finalmente so come usare, cioè come usarle. Mi è venuto questo modulino qua. Ho fatto un'incastonatura con le rocaille stavolta. E poi ho inserito. È venuto questo qui. E niente, no, acquisti non ce ne sono stati. Niente, per il momento è tutto qui e ci aggiorniamo con il prossimo video. Ciao!